Sì, è bene, guarda. Allora, vi faccio una rapidissima premessa su come è nato questo approfondimento. È nato sul fatto che all'interno della segreteria nazionale avevo espresso la necessità di approfondire questo tema, anche proprio perché pensavo che fosse una cosa su cui io personalmente e un po' tutti quanti avevamo ancora molte cose da capire e da sistematizzare. Vi dico questo nel senso che è un intervento molto aperto in cui vi ovviamente il fatto di dover preparare per questo intervento mi ha necessariamente portato ad fare una serie di approfondimenti, però penso che lo scopo di questa cosa sia aprire un dibattito e capire tutta una serie di cose meglio tutti quanti insieme, sia rispetto anche sia dal punto di vista legislativo sia rispetto a come funzionano poi le cose concretamente nelle varie realtà. Allora, cosa sono le esecuzioni immobiliari? Le esecuzioni immobiliari, come voi penso sapete tutti quanti, sono espropri di case di proprietà, quindi sostanzialmente sono e nascono o da, nella maggior parte nascono da pignoramenti immobiliari oppure possono essere parte di processi di fallimenti. Allora, circa il 76% degli immobili che vengono, che arrivano poi all'esecuzione immobiliare sono frutto di esecuzioni immobiliari che nascono da pignoramenti o per mancato pagamento del mutuo o per mancato pagamento di rate di spese condominiali. Anche se poi, anche normalmente cosa succede? Succede che nel momento in cui un amministratore promuove un pignoramento immobiliare nei confronti di un inquilino, di un proprietario che non paga il mutuo, cioè che non paga le spese condominiali, se c'è anche un mutuo in corso, essendo comunque un mutuo ipotecario, si inserisce la banca all'interno di questo processo di esecuzione immobiliare. Quindi poi normalmente chi conduce poi diciamo il gioco normalmente sono poi le banche che poi sono il soggetto che porta avanti tramite le procedure di esecuzione immobiliare. La procedura di esecuzione immobiliare nasce appunto con un pignoramento immobiliare. Una volta che viene fatto il pignoramento immobiliare, viene nominato il custode giudiziario. Il custode viene nominato dal giudice delle esecuzioni. Il custode giudiziario poi vi spiegherò le sue funzioni, come si sono evolute nel corso del tempo. Per dare un'idea di quelli che sono i numeri di cui stiamo parlando, noi abbiamo in Italia nel 2018 245.000 esecuzioni immobiliari, quindi un numero estremamente elevato. In queste 245.000 esecuzioni immobiliari, saltandovi un po' i vari passaggi, tolte quelle che sono collegate a fallimenti, quindi sono tolte quelle che sono di immobili commerciali, alberghi o altri terreni, eccetera, eccetera, si arriva a un dato di circa 128.000 esecuzioni immobiliari nel 2018 rivolte contro case di abitazione, quindi contro case abitate da famiglie. Di queste 100.000 è interessante anche capire un attimino i valori di queste case, perché i valori di queste case ci fanno capire poi di che tipo di immobili stiamo parlando. Allora, da questo punto di vista noi abbiamo che su 128.000 esecuzioni immobiliari, 120.000 sono di case che non superano il valore di 250.000 euro e 98.000 sono di case che non superano il valore di 115.000 euro. Quindi vuol dire che sostanzialmente sostanzialmente parliamo di case di un valore relativamente, sicuramente non case di lusso, insomma case abitate da lavoratori. Quindi, e soprattutto
in particolare quelle, e infatti se poi si va a vedere per quanto riguarda la tipologia degli alloggi che vengono pignorati, su su 20 case che vengono pignorate, avevo qua il dato preciso, nel 2018, cioè la maggior parte sono praticamente più del 95%, si tratta di monolocali o di bilocali, quindi sostanzialmente il soggetto o al massimo di trilocali, in realtà dove i costi sono più minori. Quindi si parla in realtà di case abitate da famiglie di lavoratori per la maggior parte dei casi. Le esecuzioni immobiliari, un altro dato importante, che hanno avuto una impennata a partire dal 2007 e dal 2008, e sono stati gli anni in cui da una parte è arrivato uno dei picchi della crisi, e che veniva subito dopo un periodo in cui c'era stato un periodo di credito estremamente facile, no? Allora, incrocio il discorso dei dati con il discorso dell'osservazione empirica. Quando eravamo in oltre ai dati che abbiamo in sede di consulenza, quando le commissioni di assegnazione alloggio a Milano, dove poi arrivavano le case, cioè le pratiche di assegnazione su case pignorate, ci siamo resi conto che moltissime volte in quegli anni, soprattutto 2007-2008, erano stati concessi mutui molto spesso a famiglie di lavoratori stranieri, facendo che cosa? Facendo mutui, magari mettendo due o tre intestatari, oppure un intestatario e due o tre garanti, ma facendo dei mutui spesso che erano intorno al 120% del valore dell'alloggio, e molte volte con delle garanzie che erano assolutamente massime, cioè minime, no? Per cui non si capiva. C'era stato effettivamente in questo momento, era un momento in cui sembrava che ci fosse ancora un momento di crescita dell'occupazione, di integrazione soprattutto dei lavoratori immigrati che dopo un certo numero di anni che erano in Italia stavano cercando di comprare le case per mettere su famiglie e stabilizzarsi. Questa cosa si è incrociata con un momento di credito facile, ed è stato immediatamente prima che partisse il momento dell'acuirsi della crisi, della restrizione del credito. Quindi fondamentalmente è successa questa cosa, che è stato moltissimi dei miglioramenti immobiliari che sono partiti in quegli anni, poi sono arrivati poi alla loro fase di conclusiva poi intorno al 2014, 15, 16, e da lì si è avuto poi un'impennata delle esecuzioni immobiliari che bene o male continuano a crescere nel ritmo di circa il 4% l'anno. Quindi insomma sono dati assolutamente rilevanti. Se noi calcoliamo che le esecuzioni immobiliari nei confronti di case non di lusso, quindi sono circa 120.000 all'anno, e le rapportiamo anche al numero degli sfratti che vengono eseguiti all'anno, che secondo i dati del Ministero degli Interni, se non sbaglio, sono intorno ai 30.000, anche se secondo me sono dei dati un po' sottostimati dal Ministero degli Interni, però anche teniamo conto che la data delle esecuzioni immobiliari, dal punto di vista degli effetti devastanti che ha sulle famiglie, in particolare sulle famiglie dei lavoratori, non ha niente da invidiare con lo tsunami degli sfratti, insomma. Si aggiunge che ulteriormente, perché poi l'effetto è lo stesso, ma in realtà sotto certi aspetti la condizione di chi subisce un'esecuzione immobiliare è ancora peggiore di quella dello sfrattato, per alcuni motivi. Perché? Prima di tutto perché molte volte le case vengono vendute a un prezzo medio di aggiudicazione che è circa il 50% del prezzo in cui vengono stimate anche delle perizie da parte dei tribunali. Ma tolte poi tutte le spese di esecuzione, eccetera, eccetera, normalmente poi il prezzo che viene recuperato dal creditore rispetto al valore della casa è intorno al 35%.
Cosa vuol dire? Che una volta che ti hanno espropriato la casa, tu sei ancora debitore. No? Quindi sostanzialmente molte volte dopo l'esecuzione immobiliare arriva anche il pignoramento sullo stipendio, e poi l'altra cosa che arriva invece sempre, perché arriva sempre, è l'iscrizione al registro dei cattivi pagatori. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente tu non puoi accedere a nessuna forma di credito, per cui manco dici mi pignorano la casa, faccio un prestito, mi affitto una casa, perché il prestito non te lo fa più nessuno. Questo è il... E quindi insomma è una realtà estremamente drammatica che almeno noi è da circa 3-4 anni che la vediamo sempre più presente anche all'interno delle nostre sedi, nel senso che poi le nostre sedi che una volta era abbastanza sporadico avere il proprietario espropriato che si rivolgeva poi al sindacato inquilini per fare domanda di casa popolare eccetera eccetera. Adesso invece sul... sugli strati, nel senso chi finisce in strada, abbiamo il nostro termine, meno male abbiamo una, non dico il 50% delle famiglie, ma più o meno una percentuale abbastanza omogeneamente distribuita fra strati ed esecuzioni immobiliari. Le procedure di esecuzione immobiliare. Allora, noi abbiamo avuto tre passaggi, tre fasi, di cui in realtà in questo momento ne stiamo vivendo una. Allora, la prima fase è stata quella fino al decreto Renzi, al famoso decreto salvabanche del 2016. Lì cosa succedeva? Succedeva che il giudice dell'esecuzione nominava il custode giudiziario, il quale custode giudiziario curava la vendita. Nel momento in cui avveniva il trasferimento della proprietà, poi a quel punto veniva mandata il decreto di trasferimento, era poi un titolo esecutivo che poi veniva mandato in esecuzione tramite ufficiale giudiziario, quindi fondamentalmente con le stesse procedure che vengono usate per l'esecuzione degli sfratti. E sostanzialmente gli ordini di liberazione degli immobili emessi prima del decreto di trasferimento erano estremamente pochi, a meno che non ci fossero problemi particolari, che erano poi problemi, non so, che non si riusciva, che il proprietario non faceva visionare l'immobile o comunque ostacolava la procedura di esecuzione. Il decreto salvabanche del 2016, che vale poi fondamentalmente per le procedure esecutive partite dopo il settembre 2016, ha portato due grosse novità. La prima novità è stata il fatto che la principale novità è che poi sono stati incaricati di eseguire direttamente l'esecuzione immobiliare i custodi giudiziari, senza doversi valere delle corrette formalità dell'articolo 605 del codice di procedura civile, che vuol dire poi atto di precetto, avviso di svolgio, eccetera, eccetera. Per cui fondamentalmente cosa è successo? È successo che valendosi direttamente nell'ausilio della forza pubblica. Questa cosa ha creato una vera e propria giungla, che da una parte ha significato un'accelerazione netta dei tempi di esecuzione, dall'altra parte ha fatto sì che saltassero tutta una serie di regole che prima venivano usate e che erano poi fondamentalmente le stesse che venivano usate nel caso di esecuzione degli sfratti normali, fra virgolette, no? Per cui ci siamo ritrovati di fronte al fatto che... E poi la seconda novità è stata invece che molte volte per riuscire a vendere la casa vuota l'ordine di liberazione viene emesso prima del trasferimento dell'immobile, quindi prima della vendita. Cioè, quindi mentre prima la casa veniva prima venduta e poi si procedeva all'esecuzione, adesso cosa succede? Il custode giudiziario riceve direttamente l'incarico, è lui che nel giro di 60 giorni all'ordine di liberazione ha il mandato di liberare la casa, può rivolgersi direttamente alla polizia e l'ordine di liberazione
avviene non solo se c'è un intralcio da parte del, del debitore alla procedura di esecuzione, ma l'intralcio diventa proprio la presenza del, del debitore, proprio perché chiaramente la, la, la presenza del debitore all'interno, e soprattutto se è una famiglia all'interno dell'alloggio, fa sì che sia più difficile vendere, soprattutto nel momento in cui le occasioni di esecuzione sono tante, quindi le occasioni di acquisto sono tante. E questa cosa ha portato degli effetti assolutamente devastanti dal punto di vista delle cose, che noi siamo trovati a un certo punto, ci troviamo più ad avere a che fare con il soggetto, qui a chi abbiamo normalmente a che fare, gli uffici giudiziari, la polizia che ha una esecuzione programmata, eccetera, eccetera, quanto con i custodi giudiziari, che in qualche caso vanno più di una serratura addirittura direttamente loro, in qualche caso chiedono l'ausilio della polizia, ma l'ausilio della polizia, per esempio, mi pare in un caso come Milano, dove c'è un protocollo preciso sulla esecuzione degli sfratti, per cui l'ufficiale giudiziario deve chiedere la forza pubblica almeno 30 giorni, confermarla 10 giorni prima, e comunicare al comune quali sono gli alloggi che vanno in esecuzione. Questa cosa, che vale per gli sfratti normali, non vale per le esecuzioni immobiliari, dove tu, dove io anche ho verificato anche ultimamente anche con la stessa polizia, qual è il meccanismo? Cioè, il custode giudiziario telefona alla, alla questura di zona e insieme si concorda il giorno in cui vanno lì. Questo può avvenire di mattina, può avvenire di pomeriggio, insomma, e cosa che ovviamente rende molto molto più difficile, e senza che esistano neanche degli obblighi molto precisi, delle procedure precise rispetto ai tempi, rispetto al preavviso di quale sarà l'effettiva esecuzione, eccetera, eccetera, no? Questa cosa rende anche molto più difficile, peraltro, da parte nostra, per esempio, organizzare dei picchetti, delle azioni di difesa, eccetera, eccetera, perché tutto sfugge totalmente a ogni meccanismo di programmazione, di controllabilità. Sì. Ma quindi è direttamente la questura che autorizza l'intervento della forza pubblica? Da noi sono i commissariati di zona. Commissariati di zona, non passa dalla prefettura? Non passa dalla prefettura. A differenza degli strati normali. Terza, no, in realtà da noi in questo momento neanche gli strati normali passano dalla prefettura, passano sempre dal commissariato di zona anche loro, però con delle procedure più codificate. Abbiamo una terza fase che in qualche modo raddrizza alcune cose, però questa fase non è ancora esecutiva, perché si parla dei miglioramenti delle procedure di esecuzione che sono partite dopo, a partire dal marzo del 2019. In queste procedure, allora lì è stata modificata nuovamente la legge e sono state introdotte due novità importanti. La prima, che non è più visto che il custode giudiziario non debba possa eseguire direttamente lo sfratto, cioè l'esecuzione immobiliare, e due, che a meno che non ci sia, che se il proprietario esecutato, quindi il proprietario della casa nei confronti di cui c'è l'esecuzione immobiliare, vive nell'alloggio con la sua famiglia e non crea intralcio alla procedura, l'esecuzione del provvedimento di escomio deve avvenire dopo il trasferimento immobiliare. Questa è la modifica, è stata fatta nel 2019, ma vale solo per le procedure partite dopo il marzo 2019. Quindi sostanzialmente oggi siamo ancora in pieno nella fase di cui parlavo prima, quindi nella fase in cui sono i custodi giudiziari che fanno gli sceriffi in giro e ti buttano fuori con le modalità di cui stavo parlando prima. Quindi teoricamente questa modifica di legge dovrebbe riportare le cose più o meno come erano precedentemente al 2016, insomma, ma probabilmente ci vorranno un certo numero di anni e un certo numero di vittime del decreto salvabanche di Renzi, ancora molte migliaia e migliaia di vittime del decreto salvabanche di Renzi, prima che si arrivi poi a questo ritorno alle procedure precedenti. Peraltro, altre specifiche, poi dentro la casa, dentro
dentro la casa pignorata e poi sui confronti di cui c'è l'esecuzione immobiliare, ci sono tre possibili situazioni: situazione in cui c'è il proprietario con lui e con la sua famiglia, situazione in cui ci sono dei contratti in essere stipulati e registrati prima del momento dell'inizio del pignoramento, e invece contratti stipulati e registrati o non registrati o registrati successivamente all'inizio del pignoramento. Allora, nel caso in cui il proprietario, ossia la famiglia, viva nell'appartamento, vanno le cose che dicevo prima. Nel caso invece vista un contratto di affitto fatto prima dell'inizio della procedura di esecuzione immobiliare, a quel punto questo contratto è opponibile alla procedura e quindi l'inquilino diventa tenuto a pagare il canone di affitto al custode giudiziario, quindi alla procedura. E quindi a questo punto l'inquilino può essere mandato via in due modi: o con lo stato per finita locazione al termine del contratto, o con lo stato per morosità, come se non pagasse il suo normale proprietario di casa. Terzo caso, che in realtà è molto diffuso, che direi, almeno dalle percezioni che abbiamo noi, riguarda tantissimi casi, soprattutto all'interno dei cittadini stranieri, perché poi cioè, sono queste cose che non si riesce mai a capire in molti casi, se sono delle cose fatte consensualmente o se sono delle truffe subite dall'inquilino. Abbiamo tantissimi casi in cui l'inquilino ha fatto il normale contratto, l'ha dato a registrare. Quando tu la vai a registrare il contratto, non è che stanno a vedere se c'è una procedura di esecuzione in corso. A quel punto lì l'inquilino fa il suo normale contratto, un giorno si trova il custode giudiziario che si presenta fuori dalla porta, cioè deve andare fuori dalle palle, perché questa casa è soggetta a pignoramento ed esecuzione immobiliare. Allora, in questi casi succede che normalmente viene emesso subito l'ordine di liberazione, e questo avviene sia con che viene portato avanti dal custode giudiziario, ma l'ordine di liberazione e anche con la modifica di legge che è stata fatta adesso nel 2019, di cui parlavo prima. Se per i proprietari che vivono nell'alloggio è previsto che l'esecuzione del provvedimento avvenga dopo il trasferimento della proprietà, nel caso invece in cui ci viva un inquilino senza un titolo opponibile, invece l'ordine di liberazione continua a poter essere richiesto prima del trasferimento immobiliare. Questo per l'inquilino che non sa che la procedura di aggiornamento si trova con lo strato immediato. Sì, si trova con lo strato immediato, anche se lui ha fatto in buona fede il suo contratto, però l'ha fatto senza sapere che esisteva la procedura di esecuzione, si ritrova fuori con tempi estremamente veloci, perché è senza titolo e senza un contratto opponibile, senza titolo e in più senza quel minimissimo di garanzie che ha invece il proprietario di casa che vivono dentro l'alloggio, soprattutto se riprenderà quando entrerà in vigore la modifica di legge. Una cosa che mi ero dimenticato di dire, ma mi è venuto che mi viene in mente ora vedendo la compagnia di Bergamo e volevo dire, chi è che ha il primato delle esecuzioni immobiliari in Italia come numero assoluto è la provincia di Milano, che ne ha circa 10.000 nel 2018, ma subito dietro veniva la provincia di Bergamo, che ne ha 9.000. Quindi se calcoliamo la dimensione delle due province ci rendiamo conto della rilevanza del fenomeno. La Lega Lombardia è quella che ha sostanzialmente le esecuzioni lei da sola di tutto il centro Italia, per dire. Cioè, è un fenomeno che è sicuramente molto più accentuato al nord, anche perché parlando con qualche persona che conosce meglio la realtà del sud, mi diceva che molte volte le banche al sud non mandano avanti le esecuzioni immobiliari per un motivo molto semplice, che tanto sanno che non riescono a vendere l'immobile, no?
invece a nord, dove c'è un mercato immobiliare più vivace, usiamo questo termine, invece appena possono parto, insomma, no? E fra l'altro abbiamo anche tantissimi casi di inquilini che hanno cercato di proprietari, poi di esecutati che hanno cercato di mettersi d'accordo con le banche, ma sostanzialmente non è che abbiano avuto proprio delle porte aperte, anzi, soprattutto negli anni passati è stato anche un atteggiamento molto rigido delle banche rispetto alla rivitalizzazione dei mutui, eccetera, eccetera. No? Per cui, insomma, ritornando al discorso, che abbiamo questi tre tipi di situazioni. Questi tre tipi di situazioni e abbiamo questo tipo di procedura. Questo tipo di cosa ovviamente influisce anche poi, questa è una cosa su cui io posso parlare soprattutto sulla realtà di Milano e Lombardia, e su quello invece mi interesserebbe, penso che sia interessante capire come funzionano le cose anche nelle altre città, cosa succede poi anche dal punto di vista delle normative regionali e quali sono i problemi che ci sono, no? Allora, un problema estremamente grosso, allora, nei confronti dell'inquilino che ha titolo disponibile, che poi bene o male segue quello che sono i normali strati, quindi su quello non c'è. Nei confronti dell'inquilino che non ha titolo disponibile, rientra in una fase molto più discrezionale, no? Perché normalmente se nei verbali di esecuzione viene dato atto di chi abita nell'appartamento, soprattutto se aveva un contratto anche non disponibile, eccetera, eccetera. Quindi, meno male, le esecuzioni, cioè meno male, le procedure di assegnazione seguono un po' quelle degli strati normali, per cui sostanzialmente noi abbiamo tantissimi inquilini che sono finiti sulla strada per questo tipo di esecuzioni immobiliari che hanno poi avuto l'assegnazione di casa. In altri casi, soprattutto laddove ci sono valutazioni di commissioni di questo tipo, è un po' più complicato perché delle volte emerge questo discorso qua, no, viene messo in dubbio che l'inquilino non potesse essere in qualche modo d'accordo col proprietario su tutta la cosa, allora soprattutto laddove non si passa da bandi ma per esempio la procedura di emergenza per cui c'è una valutazione, le commissioni sono spesso piuttosto rigide nella prova che l'inquilino non avesse, non fosse comunque d'accordo col proprietario di casa e non avesse conoscenza che c'era già una procedura di esecuzione immobiliare in corso. La terza cosa è che invece poi nel caso del proprietario che viene espropriato, lì abbiamo una serie di problemi che sono stati peraltro ulteriormente complicati dal discorso della modifica del 2016, dall'anticipo del decreto di liberazione sul trasferimento, perché uno dei requisiti che tutte le leggi sulle case popolari hanno normalmente è che l'inquilino non sia proprietario di patrimonio immobiliare al 31-12 dell'anno precedente. Allora, normalmente il patrimonio immobiliare viene calcolato al netto del mutuo residuo. Allora, cosa succede? Succede che, per esempio, se uno ha avuto il miglioramento solo per mancate spese condominiali, normalmente ha un valore immobiliare che gli rimarca alla fine del 31-12 dell'anno precedente, che è pieno, no? Perché pur essendo magari indebitato per 200.000 cose, però il mutuo va pagato e quindi a questo punto viene escluso dalle procedure di assegnazione perché al 31-12 dell'anno precedente la proprietà di alloggio con un valore che ovviamente fuori dal... Stessa cosa succede poi nel caso in cui, ed è una cosa che ha complicato moltissimo le cose, il fatto che l'ordine di liberazione avviene prima del trasferimento. Quindi un proprietario di casa, è proprietario di casa fin tanto che non c'è trasferimento della proprietà. Cosa succede? Succede che magari l'ordine di liberazione la eseguono oggi, la casa viene venduta fra due anni e quindi il decreto di trasferimento, qui tu per due anni sei ancora proprietario di casa e questa è una cosa che complica tantissimo la possibilità di avere poi un'assegnazione di alloggio popolare. Questo è un quindi insomma, per concludere questa relazione, che appunto ripeto non vuole essere esauriente e non vuole essere in qualche modo lanciare un argomento di
discussione. Sicuramente è una cosa sulla quale oggettivamente siamo trovati a dovercene sempre più fare carico, sulla quale sicuramente è estremamente più complicata da gestire nei rapporti anche rispetto agli strati privati sotto certi aspetti, e sicuramente l'inquilino, che, cioè il proprietario che ne subisce, soprattutto il proprietario che subisce, entra in questo meccanismo, per cui delle volte ha una serie di effetti rispetto alla sua condizione reddituale a lungo termine, che si porta dietro, che si aumentano, che si aggiungono a quello della perdita della casa, per cui delle rendite in discussione, una situazione veramente drammatica. E sicuramente ci sono una serie di problemi anche dal punto di vista della legislazione sulla situazione delle case popolari, che rendono più problematica la situazione per i proprietari, per cui sicuramente sono anche una serie di cose che probabilmente nel momento in cui si cerca di affrontare discussioni, laddove è ancora possibile farle, sulla modifica delle leggi sulle case popolari, sulla procedura di assegnazione, sono cose che vanno comunque tenute presenti. Grazie. Per caso avete elaborato una guida o qualcosa? Io ho fatto una scaletta che fra le numerose cose che devo fare in questo periodo, che se riesco magari posso fare avere, tenendo presente che non ha la pretesa di essere una guida, ma limite una sistematizzazione di queste cose che ho cercato di dirvi. Beh, allora, volendo, abbiamo circa 25 minuti in cui con interventi brevi, domande, approfondimenti, oppure per raccontare le esperienze che hanno magari i nostri legali, non so, possono intervenire, qui farei un certo di aperto.